tornare a casa. Finalmente riaprono le porte dello stadio Angelo Massimino in vista del recupero infrasettimanale di Catania Vibonese. Per i calabresi sarà l'ottava partita di questo campionato. Sono state difatti tre le giornate consecutive che la società ha dovuto rinviare a causa del Covid. La squadra di Angelo Galfana arriva pronta però sul campo etneo con in tasca una sconfitta, tre pareggi e tre vittorie. 11 gol segnati e 7 incassati, questi i numeri del rossoblù, che sono tornati in campo domenica contro il Potenza firmando un 1-0 che ha permesso loro di salire a 12 punti in classifica. 3 i precedenti tra le due squadre in terra etnea e tutti sorridono al Catania. I rossazzurri infatti non hanno mai perso al Massimino contro la squadra di Vibo Valentia. 6 i gol portati a segno dagli etnei contro un solo gol incassato, siglato proprio nella passata stagione dall'ex del match, attualmente il rossazzurro Michele Emmausso. Il Catania, a differenza della Vibonese, arriva a questo recupero con tanta amarezza e rammarico dopo aver subito a Teramo l'ennesima sconfitta. Altro giro, altra corsa, zero certezze e tutto da dimostrare. Torna a casa Catania e soprattutto torna a farci sorridere. No more leave for dreaming.